Amici della Chat Live, ben ritrovati nel nostro appuntamento di fine settimana con gli approfondimenti dal mondo dei certificati. Questa settimana mi farà compagnia Federico Peruzzi, analyst di certificati e derivati. Ciao Federico. Ciao a te Giovanni e ciao a tutti gli spettatori. Allora, parliamo oggi di un tema e di un determinato prodotto che in realtà rispetto agli anni passati abbiamo sempre affermato che ha un po' cambiato natura per il semplice fatto che magari non viene proposto sul mercato solo alla fine dell'anno. Stiamo parlando dei maxi coupon in tutte le declinazioni che poi i vari emittenti chiamano questo prodotto. È ovvio che rappresenta, così come in passato, una tipologia di payoff che enfatizza, come dire, la leva di una migliore, gestione della fiscalità per quanto riguarda i certificati di investimento, però rispetto al passato, e questo è sempre bene ricordarlo, effettivamente arrivano sul mercato prodotti che non nascono solo con queste determinate finalità. Infatti non notiamo più sul mercato un riallineamento del rendimento proposto, vuoi ovviamente dal lato dei premi periodici successivi al maxi premio iniziale, e quindi nascono in realtà prodotti che possono avere senso anche presi a sé stante come dei veri e propri prodotti di investimento, evidentemente anche da mantenere in portafoglio. Ora, siamo arrivati a fine anno, quindi magari ecco l'esigenza di aggredire lo zainetto fiscale. In particolar modo per quegli investitori, per quei risparmiatori che dovessero avere evidentemente delle minusvalenze in scadenza, diviene d'attualità, tornare a parlare di questa tipologia di prodotto. Abbiamo, diciamo, come documentazione prodotta dall'Ufficio Studi di Certificati e Derivati un elenco di tutti i certificati di queste caratteristiche che magari ecco, hanno ancora in pancia il maxi coupon e quindi possono essere sfruttati dagli investitori per essere acquistati e quindi, come dire, sfruttare per l'appunto il maxi premio iniziale che, diciamo, non sempre è così per tutti. Questo magari lo chiederemo a Federico. Non tutti gli intermediari di fatto gestiscono nella stessa maniera questo flusso di cassa iniziale nello stesso modo. Quindi c'è sempre la differenza tra chi come dire, compensa immediatamente e chi compensa esclusivamente alla chiusura. E questo rappresenta senza dubbio un momento molto importante per chi dovesse guardare con interesse a questi prodotti esclusivamente con queste finalità. Quindi Federico, io ti lascio la parola, ecco, magari partiamo da qui. Ecco, dimmi, magari raccontaci qualche parolina in più su questa tipologia e metodologia differente di compensazione. Poi magari mentre parli, se mi puoi direttamente condividere l'elenco dei prodotti ancora che devono distribuire ancora il maxi coupon, quindi magari mentre stiamo qui a parlare facciamo passare anche qualcosa che può tornare interessante per chi ci segue. Certo, è bene ricordare che i maxi coupon sono certificati utili per chi ha minusvalenza in scadenza nel corso dell'anno, ma è bene ricordare che solamente l'intermediario che prevede la compensazione immediata dello stacco dei premi dei certificati di investimento può beneficiare di queste strutture, perché nel caso in cui la compensazione dell'intermediario di appartenenza è a chiusura, il maxi coupon che viene staccato verrà rettificato dal prezzo di carico, perciò non si ottiene un vero e proprio vantaggio fiscale, dunque non si compensano le minusvalenze in scadenza. Questo è bene sempre ricordarlo. Dunque, il maxi coupon per chi ha le minusvalenze in scadenza alla fine dell'anno è utile per chi ha un intermediario con la compensazione che prevede la compensazione immediata. I certificati maxi coupon sono sicuramente certificati, come tutto il mondo dei certificati di investimento, che ha visto una propria evoluzione nel tempo. Se prima conoscevamo il maxi coupon con unico maxi premio da staccare nei primi giorni o nelle prime settimane di vita, in questo 2021 sono nate molte strutture interessanti, con un maxi premio suddiviso ad esempio nelle prime due date di osservazioni mensili, oppure nelle prime due date di osservazioni trimestrali,
oppure anche un maxi premio suddiviso in quattro date di osservazione mensile, spesso condizionati, ma talvolta anche incondizionati. E come vedremo poi successivamente, un maxi coupon incondizionato suddiviso su quattro date di osservazioni mensili fornirà una sorta di airbag nel payoff a scadenza. Dunque sono sicuramente delle strutture molto interessanti. Ma per fare anche un recap, un po' di teoria su questi certificati, come si costruisce un maxi coupon? Come una società emittente riesce a concentrare il maxi premio, un maxi premio così elevato, nella prima data di osservazione e spesso a pochi giorni dall'emissione del prodotto o a poche settimane? Facciamo un esempio, prendiamo un certificato ad esempio con valore nominale 100 euro che staccherà un maxi premio del 15% a pochi giorni dall'emissione, dunque un 15 euro di nominale. In fase di costruzione del prodotto, la società emittente utilizzerà solamente 85 euro per costruire il prodotto, a differenza ad esempio di un cash call e un Phoenix normale in cui viene utilizzato tutto il nominale per la costruzione appunto del certificato. Così facendo è possibile per la società emittente staccare un 15% di nominale a pochi giorni dall'emissione senza la necessità di far lavorare la componente opzionistica al proprio interno, senza appunto utilizzare l'apprezzamento della componente opzionistica. In altre parole, il premio è una vera e propria fetta del nominale che viene staccata a pochi giorni dall'emissione. Infatti è possibile notare come le strutture maxi coupon, solitamente quando vengono acquistate dopo lo stacco, il vero rendimento non è anche dato dal flusso cedolare, ma in particolare sia dal riallineamento della propria quotazione sulla lineare o da scadenza del rimborso del nominale. Dunque, i certificati maxi coupon sono sicuramente interessanti da prendere pre-stacco, ma anche post-stacco si può usufruire del tetto a proprio vantaggio, dunque sfruttando il riallineamento della quotazione. Quindi, come abbiamo anche più volte parlato, Giovanni, nelle nostre chat live, delle leve con cui le società emittenti costruiscono i prodotti, come possono appunto le società emittenti abbassare il costo di una struttura in fase di strutturazione del prodotto? E possiamo ripetere anche in questa puntata, ad esempio, se un cash collect o un Phoenix normale solitamente hanno tre sottostanti nel basket, solitamente maxi coupon prevedono più sottostanti all'interno. Spesso le società emittenti scelgono sottostanti ad esempio poco correlati tra loro. Sappiamo che la correlazione è sicuramente una variabile, che più bassa è la correlazione e minore il costo in fase di strutturazione del prodotto. La società emittente può scegliere anche sottostanti ad elevata volatilità. Sappiamo come una maggiore volatilità implicita abbassa il costo della struttura. Si possono scegliere sottostanti con alto dividend yield. Anche in questo caso un rendimento dato dal tasso dei dividendi abbassa il costo di struttura del costo della struttura complessiva. Oppure anche allungando la scadenza del prodotto. Infatti, solitamente i maxi coupon è possibile vedere che hanno date e danno scadenze tra i 4 e i 5 anni. E per concludere, la società emittente può anche risparmiare in fase di costruzione del prodotto non comprando determinate componenti opzionistiche, ad esempio l'opzione memoria. Dunque, risparmiando sulla memoria si può abbassare il costo della struttura. O nello stesso modo, anche non comprando le opzioni autocall nelle prime date, quindi rinviando la prima data per il rimborso anticipato a un anno o successivamente dall'emissione del prodotto. Dunque queste sono tutte metodologie, tutte leve, tutte variabili che utilizza la società emittente per abbassare il costo del prodotto e dunque creare il maxi coupon. Infatti, se è possibile condividere lo schermo e fare anche un confronto di quello che abbiamo detto, Giovanni, nello stilare la lista che abbiamo fatto vedere, ora non l'abbiamo fatto scorrere, ma faremo meglio vedere ai nostri spettatori, mi è cascato l'occhio su un Phoenix Maxi Coupon di Morgan Stanley. Questo, vediamo, ISIN DE 3x0MS8JPF4, che si acquista a prezzo di 1052,20 euro, emesso da Morgan Stanley, scadenza 2026, barriera 65% e legata all'andamento di Renault, Tesla e Ford. Prevede
un maxi coupon del 17% da osservare il 3/12/2021 con trigger al 10%, dunque possiamo dire che è quasi un maxi coupon incondizionato, per poi passare a premi trimestrali dell'1%. E diciamo, come da analisi scenario, questo certificato in condizioni della lateralità senza rende circa un 29, poco più del 29%, circa un 6% analizzato. La stessa struttura costruita dalla stessa società emittente, quindi in questo caso un Phoenix Memory, a differenza di un Phoenix Maxi Coupon, come vediamo i sottostanti sono i medesimi, dunque Ford, Tesla, Renault, che si acquista al prezzo di 930 euro, sì, emesso un mese prima, dunque non sono i strike proprio identici, la scadenza però è simile e la barriera è posta al 60% invece del 65%, come abbiamo detto i sottostanti sono gli stessi, però si è riuscito a ricavare la stessa società emittente un premio del 3,10 trimestrale, perciò un rendimento del 15% analizzato a scadenza del 75%. Questo per dire che, come abbiamo appunto evidenziato, la struttura di un maxi coupon viene costruita utilizzando una parte inferiore del nominale proprio per staccare questa parte del nominale nelle prime settimane e nei primi giorni di vita del prodotto. Se hai qualcosa da aggiungere, Giovanni, se no proseguiamo con quali sono da far vedere di certificati. No, sto seguendo. Questo era molto interessante, questo raffronto, magari può essere anche utile per valutare anche in che modo si costruisce il prodotto e in che modo varia il trade-off, no? Sicuramente, certo. Ti lascio andare. Certo. E prendendo ad esempio dei maxi coupon che sono usciti in vetrina nelle ultime settimane, ho trovato di particolare interesse il Phoenix Maxi Coupon di Unicredit DE3x0HR9SZH6, un Phoenix Maxi Coupon che si acquista al prezzo lettera di 103,40 euro, emesso appunto a Unicredit, scadenza 3 anni, dunque una scadenza si può definire breve per un Maxi Coupon, barriera al 60%, e i sottostanti, vediamo, sono Advanced Micro Devices, Tesla, Intesa, dunque non un basket, possiamo dire, il cui vantaggio è sicuramente la correlazione, tuttavia sono settori di interesse nel medio termine. Abbiamo i microchip, quindi semiconduttori con Advanced Micro Devices, Tesla, abbiamo il settore delle rinnovabili, la società per eccellenza che guarda al futuro grazie al proprio amministratore delegato e famosissimo Elon Musk, Intesa San Paolo, di certo uno dei migliori titoli del nostro listino, se non proprio il miglior titolo bancario negli ultimi anni a questa parte. È stato costruito un prodotto che staccherà un premio mensile del 6% incondizionato per le prime tre date, quindi un 18% incondizionato, per poi passare a un ottimo 1,73% trimestrale. Sì? No, ti interrompo solo per fare un quadro anche a chi ci segue magari per la prima volta, no? Che questi prodotti nascono o con un maxi premio iniziale immediatamente, diciamo, corposo nella prima data di rilevazione prevista, altrimenti può nascere anche, questo è il caso specifico, con delle maxi cedoline, così come in gergo le chiamavamo, quindi di fatto un maxi coupon suddiviso in premi mensili. Nel caso specifico sono addirittura incondizionati, però non sempre nascono così in forma incondizionata, però nascono molte volte, soprattutto per emissioni durante l'anno, quindi non esclusivamente negli ultimi mesi dell'anno, però possono nascere anche con cedole frazionate, sempre evidentemente di importo più alto del solito, quindi ci tenevo a fare questa specifica. Certo, Giovanni. E parlando appunto ancora della struttura, perché la reputo molto interessante, quando noi nell'ufficio studio abbiamo analizzato, anche nel certificato della settimana, abbiamo analizzato questo strumento, l'abbiamo trovato senza dubbio molto interessante, un trigger autocallable decrescente e un ottimo premio trimestrale dell'1,73, un premio sicuramente invidiabile. Inoltre questo 18% incondizionato
ci permette di avere, come possiamo sempre vedere analisi di scenario, una sorta di airbag. Non è un vero e proprio airbag, ci tengo a precisarlo, però vediamo che a meno 50 il certificato acquistato al prezzo odierno fa un meno 35%. E questo è sicuramente un fattore molto interessante, che rende veramente molto interessante questo prodotto. Le barriere magari possono sembrare alte per Tesla Advanced Micro Devices, tuttavia sono settori che sono di interesse nel medio-breve termine: i microchip, le auto elettriche e comunque abbiamo Intesa Bancario, che tra virgolette possiamo dire definirlo il meno volatile, e sicuramente il titolo appunto meno volatile e dunque meno rischioso da questo punto di vista del proprio andamento. Però lo strumento è senza dubbio questo anche da detenere veramente fino a scadenza, lo reputo un ottimo prodotto. E in vetrina possiamo anche osservare un altro Phoenix Memory Maxi Coupon della simile tipologia. In questo caso il Maxi Coupon con Aizen XS 233635-2278, che si acquista al prezzo di 1016,15 euro, emesso da Citigroup e scadenza 2025. Barriera al 60%. I sottostanti in questo caso sono Nvidia, Stellantis e Unicredit. Per chi non conosce Nvidia, è una delle principali società che fornisce schede grafiche per computer, per il gaming. Dunque anche questo è un titolo dalle prospettive future veramente, si pensa rose, visto che il mondo sta andando su questa direzione, e che prevede premi del 5% mensili, condizionati al 60%, a partire dalla prima data di ottobre. Dunque, essendo il 15 la record date e la rivelazione l'11, siamo ancora in tempo, anche in questo caso, a poter ricevere il primo mini maxi premio, chiamiamolo così, per poi passare a un premio mensile del 0,3%. Trigger autocall che rimane al 100% fino all'ultima data di scadenza, che è settembre 2025. Vediamo l'analisi scenario, e questo certificato detenuto fino a scadenza ha un rendimento del 6,70% analizzato e superiore al 26% totale complessivo. Per quanto riguarda invece il file che abbiamo fatto vedere all'inizio, quello delle emissioni, vediamo infatti tra i maggiori emittenti che hanno prodotto i certificati Maxi Coupon, abbiamo Leonteq con questa serie di emissioni. In particolare sono stati certificati emessi tra luglio e agosto di questo anno. Abbiamo Unicredit, questa serie di emissioni di cui i primi due li ho evidenziati in verde, poiché hanno un premio mensile del 6%, come quello che abbiamo visto, infatti uno di quelli che abbiamo visto, per tre date. Dunque è un maxi coupon non proprio tradizionale, mentre i successivi sono tutti maxi coupon tradizionali. E è una bella serie di emissioni, questa di Unicredit, che sono stati tutti emessi a settembre dello scorso mese. Poi abbiamo un Morgan Stanley, quello che abbiamo fatto vedere. Abbiamo un Mediobanca, uno Smart TN, un Goldman Sachs. Poi abbiamo una serie di certificati BNP Paribas, e un'altra serie di certificati sempre BNP Paribas con Aizen XS. Abbiamo un Société Générale, un Crédit Agricole e due Citigroup. Queste sono le emissioni per entro fine anno, per ora, delle società emittenti che hanno emesso sul secondario. Per chi volesse trovare e fare dei confronti su questi prodotti, il CED La Pro ci fornisce un'ottima ricerca avanzata. Appunto, sfruttando la ricerca avanzata è possibile. Ora io me le sono salvate queste ricerche per fare prima e per far vedere che si possono anche salvare le ricerche che si effettuano sul CED La Pro. In questo caso, cercando i maxi coupon, ad esempio, di Unicredit, è possibile inserire come parola chiave maxi coupon emittente Unicredit, inserire la data di emissione luglio 2021 e possiamo vedere la serie di 16 certificati maxi coupon che è stata emessa appunto da Unicredit. È possibile fare un confronto con
i prezzi ask, i sottostanti del basket, l'andamento della lineare, lo strike, la barriera, la distanza da barriera, la divisa, tutta la data, la prossima data di rivelamento e ovviamente il maxi premio, la frequenza dei premi, il buffer trigger, insomma tutte quelle variabili che ci consentono di effettuare un confronto fra più emissioni, perché ovviamente c'è di tutto in queste emissioni, possiamo andare dal bancario a basket legati all'andamento delle violine, alle energie rinnovabili, alla telefonia, al petrolio, farmacia, dunque sono sicuramente ci sono sicuramente maxi coupon per tutti i gusti. Poi abbiamo salvato la ricerca per i maxi coupon di Leontech, in questo caso sempre parola chiave maxi coupon, emittente Leontech Securities, e data di emissione tra agosto e settembre. Vediamo che ci sono gli 8 certificati in quotazione da parte di Leontech che ancora devono staccare. Anche in questo caso abbiamo basket correlati settorialmente, abbiamo turismo, bancario, sempre farmaceutico, prolifero, tech americano. Dunque anche in questo caso ci sono certificati per qualsiasi profilo di rischio, anche in ottica diversificazione di un portafoglio è possibile scegliere, qualora si voglia appunto mantenere il maxi coupon in portafoglio, ci sono per tutti i profili di rischio le ottiche di investimento. Per concludere, le emissioni di BNP Paribas tra agosto e settembre, abbiamo i 12 certificati emessi sia con ISIN XS che con ISIN iniziale NL. Anche in questo caso è possibile dunque fare un confronto. Vediamo come BNP ha scelto anche basket cinesi, un tema sicuramente molto caldo in questo periodo. Abbiamo la moda, sempre farmacia, abbiamo il settore automobilistico. E dunque poi anche quel settore food un po' particolare che, su quale è caduto il nostro occhio diverse volte. Sì. Okay. E quindi grazie appunto al Chat Lab Pro è possibile anche prendere visione e fare un velocissimo confronto tra i certificati anche della stessa emissione, dello stesso emittente. Dunque il rischio emittente è il medesimo se sceglie lo stesso emittente, se vogliamo anche andare a diversificare da questo punto di vista il proprio portafoglio dal punto di vista degli emittenti. È possibile, grazie alla ricerca del Chat Lab che ci fornisce il Chat Lab Pro, fare un rapido confronto e scegliere il prodotto ottimale per il proprio portafoglio, per il proprio ottica di investimento. Ok Federico, credo che abbiamo fatto un quadro completo, quindi partendo da come è possibile gestire la compensazione sui vari emittenti, sui vari intermediari, i certificati che sono recentemente arrivati, tutti quelli che hanno il punch e il maxi coupon, e poi abbiamo visto anche una shortlist della shortlist, con magari quelli un attimino più interessanti. Quindi credo che possiamo aver fornito un buon materiale di approfondimento per chi ci segue. Quindi Federico, ti ringrazio davvero delle tue analisi e insomma del tempo che ci hai dedicato. Grazie a te Giovanni e ciao a tutti gli spettatori. Ok amici, non mi resta altro che augurarvi un buon weekend e un buon proseguimento di trading a tutti. Noi come sempre ci vediamo settimana prossima. Ciao!